Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Iniziamo subito con il Consiglio Comunale di Taranto che è tornato a riunirsi oggi. Schermaglie in aula tra maggioranza e opposizione relative ai debiti fuori bilancio. Inammissibili secondo Giampaolo Vietri di Forza Italia, ma Piero Bitetti, Presidente del Consiglio Comunale, si appella alla norma. Sentite. La Corte dei Conti, sezione regionale per la Puglia, aveva già censurato in modo pesante la condotta contabile dell'amministrazione per i bilanci 2009, 2010, 2011 e 2012, proprio in riferimento al ricorso patologico da parte del Comune al debito fuori bilancio. Oltretutto molti dei provvedimenti che oggi arrivano in aula non hanno neanche i requisiti propri, specifici per essere riconosciuti, cioè quello della straordinarietà, dell'utilità e dell'arricchimento per l'ente. I debiti fuori bilancio sono dei provvedimenti che arrivano al Consiglio perché la norma lo prevede, in particolare l'articolo 194 del testo unico sugli enti locali. I debiti fuori bilancio riguardano in particolare delle sentenze che ovviamente, come sappiamo, per la burocrazia della legge italiana durano anni e nel momento in cui il comune viene, l'ente locale viene condannato al pagamento delle spese, il Consiglio Comunale non può far altro che riconoscerle. Poi ci sono dei debiti fuori bilancio che invece riguardano arricchimento per l'ente, tecnicamente il comma E dello stesso articolo, e anche qui il Consiglio Comunale viene chiamato ad esprimersi se è giusto o sbagliato riconoscere questi impegni di spesa perché l'ente ha appunto ricevuto un arricchimento. Ora noi seguiamo quelle che sono le indicazioni della norma e altro non possiamo fare. Poi saranno gli organi di controllo esterni, in particolare la Corte dei Conti, a verificare se i debiti fuori bilancio sono legittimi e sono, diciamo, i debiti sono stati generati per un corretto andamento della macchina amministrativa oppure no. Ed è ripreso oggi nell'aula Alessandrini del Tribunale di Taranto il processo Ambiente Svenduto. Botta e risposta tra la Procura di Taranto e i legali della famiglia Riva, che sapete chiedono il trasferimento del processo a Potenza. Il sostituto procuratore Mariano Buccoliero e il procuratore aggiunto Pietro Argentino hanno ribattuto a tutti i punti contestati dagli avvocati della famiglia Riva. Ricorderete infatti che nell'ultima udienza l'avvocato Pasquale Anichiarico, difensore di Nicola Riva e della società Riva Fire e Riva Forni Elettrici, aveva presentato eccezione di incompetenza funzionale, non solo mostrando la cartina della città con gli indirizzi dei giudici chiamati a giudicare nel processo, ma contestando anche la costituzione di parte civile del perito agrario Alberto Cassetta, fino al 2010 componente laico della sezione agraria del Tribunale Civile di Taranto. La terzietà della sede è stata messa in discussione da Anichiarico nuovamente oggi in aula. L'avvocato ha esibito una sentenza emessa dal GUP Bombino Santella, che nel 2003 trasferì a Potenza gli atti di un processo in cui un magistrato in servizio nella sezione dei GIP, malgrado non si fosse costituito a parte civile, risultava comunque soggetto danneggiato dei reati contestati in quel procedimento. E veniamo invece ai dati che riguardano le indagini epidemiologiche che negli anni si sono susseguite sulla... I liberi e pensanti si dicono preoccupati, temono che i risultati dello studio Impatto sulla salute a esposizione ad inquinanti ambientali del SIN di Taranto possa restare in un cassetto o essere presentato troppo tardi. Lo studio proverebbe gli effetti che le esposizioni a metalli pesanti di origine industriale con proprietà neurotossiche come l'arsenico ha sul sistema nervoso dei bambini in età fra i 6 e gli 11 anni. A confermare che i risultati sarebbero stati presentati è stato il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Ionica, Michele Conversano, ma sarà il Ministero della Salute a decidere la data. La richiesta del Comitato è che il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, renda noti i risultati di questo importante studio prima del 13 novembre, data in cui scadranno i termini per la presentazione dei piani ambientali da parte delle cordate che intendono acquisire l'ILVA. Quindi il timore, spiegano i liberi e pensanti, per lo Stato e per l'azienda, è che i risultati, unitamente a quelli già prodotti dagli studi epidemiologici, possano scoraggiare eventuali acquirenti.
I liberi e pensanti tengono anche a ricordare al dottor Conversano che nelle scuole del quartiere Tamburi, le più esposte ai danni dell'inquinamento, si attende ancora che il dipartimento da lui diretto prescriva al comune di Taranto di dotare le scuole di impianti di ventilazione artificiali e filtrazione dell'aria, così come prevede la legge sull'edilizia scolastica. E un appello ad Emiliano arriva anche dalla CGIL Puglia, che commenta il rapporto 2016 sulle performance dei servizi sanitari regionali. Lo studio del Consorzio CREA dell'Università di Tor Vergata assegna ancora una volta alla Puglia una maglia nera. Abbiamo in collegamento da Bari Pino Gesmundo, segretario regionale della CGIL Puglia. Lo studio del Consorzio CREA dell'Università di Tor Vergata ci consegna un dato purtroppo a noi noto, ma noto soprattutto ai cittadini e alle cittadine pugliesi, quello di una sanità che non risponde ai bisogni dei cittadini pugliesi in termini di efficacia ed efficienza. La mobilità passiva è uno dei dati che dimostra che in realtà la risposta sanitaria sul nostro territorio non è adeguata, i pazienti sono costretti a rivolgersi fuori dalla nostra regione, ovviamente creando problemi ai cittadini, disagi, ma anche in termini di costo sappiamo che poi noi dobbiamo risarcire regioni dove la sanità in realtà funziona, la spesa farmaceutica continua a essere molto alta. La sanità pugliese deve ovviamente ha bisogno di essere rivista, riorganizzata. Stiamo non a caso mettendo in piedi una grossa iniziativa insieme anche a CISL e UIL. A breve lanceremo una iniziativa pubblica con delle proposte rispetto alle quali chiediamo a Regione Puglia di uscire dalla logica dell'emergenzialità, che ormai è una caratteristica della nostra sanità pugliese. L'emergenzialità riteniente per da piani di rientro, piani di riordino che ormai durano da più di 15 anni, per provare a dare risposte più efficienti e efficaci ai cittadini pugliesi. E passiamo alla cronaca. La scorsa settimana il sequestro nell'ambito dell'operazione Feudo del centro di distribuzione Pascar e di 13 punti vendita. Oggi arriva la replica della famiglia titolare del centro di distribuzione e dei supermercati. Dicono noi estranei all'intera vicenda e lo proveremo il servizio. Lo avevano annunciato nei giorni scorsi anche tramite i social network. Ora la società Pascar, attraverso i suoi legali, fa sapere di aver impugnato il provvedimento del Tribunale di Lecce che aveva portato al sequestro delle strutture del gruppo. Per dimostrare l'assoluta estraneità nell'osco giro d'affari scoperto dagli inquirenti che nel giugno scorso emisero 38 ordinanze di custodia cautelare nell'ambito dell'operazione Feudo. In quell'occasione, nella sede della Guardia di Finanza, si mostrarono le immagini delle intercettazioni ambientali condotte dagli uomini delle Fiamme Gialle. Si vedevano chiaramente gli uomini del clan di Giuseppe Cesario, Carlo Mastrochicco e Cosimo Bello darsi appuntamento proprio nel parcheggio del centro di distribuzione del gruppo Pascar a Statte. Su queste intercettazioni e su altre informazioni giunte dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce, il tribunale aveva disposto il sequestro della struttura principale e di altri 13 punti vendita. Ora la famiglia Passerelli, titolare della Pascar, primo cash and carry, passa al contrattacco. La gestione del gruppo è riconducibile da sempre, solo ed esclusivamente, al signor Egidio Passerelli e ai suoi familiari, scrivono gli avvocati Raffo e Mongelli, come del resto verrà ampiamente dimostrato. Ciò detto, continuano, la famiglia Passerelli desidera che venga portata a conoscenza di tutta la clientela e di tutti i fornitori che non sono indagati nel procedimento penale che riguarda solo altri soggetti, che l'attività nata nel 1995 con enormi sacrifici economici e personali del patrone Egidio e tuttora gestita nella massima correttezza. Requisito che, spiegano nella nota, ha consentito al gruppo di essere inserito anche in consorzi a livello nazionale, diventando un'eccellenza del settore. Il gruppo impiega circa 150 dipendenti e ha 13 supermercati in tutta la provincia di Taranto. Alla luce di questi elementi, gli avvocati dicono di aver già inviato ai magistrati inquirenti tutti gli elementi documentali e contabili che chiariranno l'equivoco.
E siamo alla pagina dedicata al lavoro con i dati pessimi diffusi dalla UIL sul lavoro nero e irregolare in Puglia. In Puglia, dice Aldo Pugliese, segretario regionale della UIL Puglia, appunto il Ministero del Lavoro ha effettuato 15.830 ispezioni. Dall'attività ispettiva è emerso che la Puglia è tra le regioni con il maggior tasso di incidenza di aziende irregolari dopo Liguria, Marche e Lazio. 7.022 i lavoratori irregolari scoperti e 4.407 in nero. E veniamo ora a due vertenze che tengono banco in questi giorni, quella della Natuzzi e quella della Cement. L'appuntamento per Natuzzi è fissato per venerdì 28 alle ore 14.30 nella sede dell'assessorato al lavoro della Regione Puglia in via Corigliano. Si discuterà in quella sede delle lettere di licenziamento spedite dall'azienda di Salotti e si farà anche il computo dei lavoratori ancora a rischio, considerato che proprio in queste ore la società sta portando a segno una serie di conciliazioni con i lavoratori per invogliare all'esodo volontario. Per Cementir invece l'appuntamento è domani alle 13 al Mise a Taranto. A rischio sono in 47 su uno stabilimento che ricordiamo impiegava in totale 72 lavoratori. Ora Fillea CGL, Filca CISL e Fenial UIL lanciano anche l'allarme per gli operai dell'appalto che si occupano delle pulizie. Un ridimensionamento delle attività avrebbe ripercussioni anche sugli 11 dipendenti della Pulisan, azienda titolare di appalto che nello stabilimento di Taranto svolge i servizi di pulizia civile e industriale. Domani intanto indetto uno sciopero di 24 ore. E veniamo alla notizia invece di cronaca di ieri che oggi commentiamo insieme ad un esponente del mondo del volontariato e dell'associazionismo tarantino. Ieri sono stati recuperati i pezzi di antiquariato che erano stati rubati nel 2008 da Palazzo Artemisio Carducci in Città Vecchia. Abbiamo commentato questa notizia con Nello De Gregorio di Nobilissima Taranto, che si occupa da sempre della riqualificazione e della rivalutazione turistica del sito della Città Vecchia attraverso gli ipotesi. Sentite cosa ha detto. Non me le ricordo, vediamo che dicono loro. Questi me li ricordo, questi qua, i quadri. I tondi no? No, perché solitamente uno rimane impressionato dai tondi del Fraganzano, i tondi così non... comunque sì, vedi. Lo scrittoio, come ti avevo detto, sì. Bello, bello. No, mi dà l'occasione per dire, signori, non c'è più da recuperare soltanto, cercate di fare prevenzione. Allora, sappiate che tuttora, in questi mesi, sono continuati non solo a Palazzo Carducci, ma in altri contenitori storici abbandonati e non utilizzati, furti, saccheggi e atti di vandalismo. Più volte peraltro denunciati dal sottoscritto, capisci? Questo è il discorso. Quindi grazie per questo importante ritrovamento e soprattutto nella speranza che quanto prima si ponga mani al piano di risanamento, di restauro e di rivalorizzazione di Palazzo Carducci, che come è noto dovrebbe essere destinato a contenitore museale quale sede rappresentativa delle famiglie nobiliari di Città Vecchia. Ma ahimè, come noi sappiamo, per due volte il Comune ha perso i finanziamenti per queste attività, adesso è l'ultima occasione utile e se in queste settimane, in questi mesi, non si riesce a mettere su subito l'avvio del piano dei lavori, si rischia di perdere definitivamente i finanziamenti relativi a Palazzo Carducci e Palazzo Troido. E parliamo ora di una manifestazione sportiva che non è soltanto sport ma anche immagine turistica e marketing territoriale. Parliamo del Giro d'Italia giunto quest'anno alla sua 100ª edizione. Ci sarà spazio nella 7ª tappa delle 21 previste per quest'anno anche per la provincia di Taranto. Il servizio. Torna il Giro d'Italia, quello del centenario, e torna la Carovana Rosa anche in Puglia.
Così l'entusiasmante gara di ciclismo su strada che ha attraversato la storia, gli usi e i costumi e persino la politica del paese, nell'anno del centenario non può fare a meno di mostrare una parte di paesaggio visibile solo qui. La Puglia sarà attraversata dalla settima tappa in poi, entrando dalla Basilicata e attraversando l'Agro di Ginosa, poi Massafra, lambendo il Bosco delle Pianelle e Martina, fino alle porte di Alberobello, la città dei Trulli, patrimonio dell'UNESCO. Dopo il percorso sul livello del mare, che passerà proprio dalla provincia di Taranto, la Carovana Rosa poi attraverserà la Puglia per l'ottava tappa, quella che da Alberobello salirà fino a Vieste. Mauro Vegni, direttore del Giro, che ha svelato le 21 tappe dell'edizione centenaria, dice chiaramente che alla Puglia non si poteva rinunciare perché in realtà il Giro che l'anno scorso consacrò lo squalo di Messina Nibali non è solo una gara per ciclisti, è il racconto di una nazione che ha borghi meravigliosi, pittoresche strade di campagna, scorci paesaggistici tra i più belli al mondo e l'incedere lento, ovviamente si fa per dire, della bici consente di ammirare tutto ciò. E così Vegni dice la possibilità di vedere le bellezze di questa regione che la Puglia non si poteva perdere nell'anno in cui il Giro fa 100 anni. Ma veniamo alla tappa tarantina, la settima da Castrovillari in Calabria fino ad Alberobello. Tappa per velocisti, dicono gli esperti che osservano il tratto pianeggiante del percorso. Lasciata alla 106 si sale per Massafra per poi toccare la Valle d'Itria e qui lo spettacolo è assicurato tra il paesaggio e la probabile volata di gruppo. In tutto 220 km, appuntamento al 12 maggio. E siamo allo sport. Domenica allo Iacovone arriva il Messina che come il Taranto ha 10 punti in classifica. Il Taranto nel frattempo lunedì ha riposato, ma come vanno le cose? Vediamo il servizio di Matteo Schinaia. Ripresa degli allenamenti in casa Taranto in vista del match di domenica 30 ottobre con il Messina in programma allo stadio Iacovone alle ore 16:30. Ieri pomeriggio sul campo di Rocca Forzata la squadra ha svolto esercizi basati su potenza aerobica e corsa con variazione di velocità. In seguito ha effettuato un lavoro tattico ed una partitella a tema. Tutta la rosa ha lavorato in gruppo, fatta eccezione per Russo e Cedric che hanno svolto un lavoro differenziato. Oggi prevista una doppia seduta. Nel frattempo decisi luogo e data della gara Taranto-Cosenza, valida per il secondo turno della Coppa Italia Lega Pro 2016-2017, che si disputerà mercoledì 2 novembre 2016 alle ore 16:30 allo stadio Erasmo Iacovone. E mentre Taranto si appresta a ricevere i 4.500 atleti che arriveranno sabato e domenica proprio in città per la Spartan Race, a Grottaglie invece andranno in scena i motori. Secondo Memorial dedicato a Giuseppe Ciraci, una festa dello sport per gli appassionati dei motori nel ricordo dell'imprenditore grottagliese scomparso di recente. Il servizio. Una festa dedicata allo sport, alla passione per i motori nel cuore di Grottaglie. Questo e tanto altro sarà il secondo Memorial Giuseppe Ciraci, manifestazione motoristica organizzata per ricordare la figura del compianto imprenditore grottagliese, apprezzato uomo di sport. Si inizia sabato 29 ottobre nel pomeriggio, a partire dalle 16, nell'area del campus Campitelli di Grottaglie. Raduno di auto e moto storiche con la partecipazione di alcuni centauri che hanno partecipato alla Milano-Taranto, una delle gare motociclistiche più importanti degli anni 50, a cui prese parte anche Giuseppe Ciraci. Sul circuito allestito nella massima sicurezza da commissari di percorso e tecnici si terranno anche corsi gratuiti dedicati ai più piccoli per l'avviamento allo sport del kart con istruttori della Palmisano Racing Team di Martina Franca. Domenica 30 ottobre la seconda edizione della gara di endurance a squadre trofeo Città delle Ceramiche. Circa 13 squadre di kartisti, ciascuna composta da 4 a 6 piloti in pista per realizzare il maggior numero di giri. Due le manche, ciascuna da 2 ore con 12 pit stop obbligatori per manche. La partenza è in stile Le Mans con i kart schierati in fila alla partenza e i piloti schierati dalla parte opposta della carreggiata che allo sventolare della bandiera tricolore corrono ognuno verso il proprio mezzo e danno il via alla gara. Molto eterogeneo il gruppo dei partecipanti, dal pilota professionista in carriera all'amatore che la domenica si concede un giro di pista, da un giovane barista di 25 anni a un imprenditore di 70 anni.
Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Grazie per averci seguito. Buona giornata.